Pace del Signore, voglio leggere il Salmo 6 e condividervi una mia breve meditazione su questo Salmo. Anche questo è un Salmo di Davide. Leggiamo. O Eterno, non correggermi nella tua ira e non castigarmi nel tuo cuccio. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono tutto fiacco. Sanami, o Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti. Anche l'anima mia è tutta tremante. E tu, o Signore, fino a quando? Ritorna, o Signore, libera l'anima mia, salvami, per amore della tua benignità, poiché nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Io sono esausto a forza di gemere. Ogni notte allago di pianto il mio letto e bagno delle mie lacrime il mio giaciglio. L'occhio mio si consuma dal dolore, invecchia a causa di tutti i miei nemici. Ritraetevi da me, voi tutti operatori di iniquità, poiché il Signore ha udita la voce del mio pianto. Il Signore ha udita la mia supplicazione, il Signore accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici saranno confusi e grandemente smarriti, volteranno le spalle e saranno svergognati in un attimo. Gloria a Dio, gloria a Dio. Vediamo che Davide in questo salmo è cosciente. È vero che a causa dei suoi peccati la mano pesante di Dio si era posata sopra di lui. La sua anima era colpita da un profondo turbamento che aveva ripercussioni anche nel suo corpo. Afflitto da dolori alle sue ossa, tanto che gli chiede pietà a Dio, dicendogli: Signore, fino a quando? Nel verso 1 vediamo che Davide subiva tutto ciò da parte di Dio a motivo di correzione e castigo. Rileggiamo il verso 1. O Eterno, non correggermi nella tua ira e non castigarmi nel tuo cruccio. Gloria a Dio. Davide, vediamo, qui menziona due cose: correzione e castigo. Queste sono due cose che rientrano proprio nella prerogativa di Dio come Padre, che esercita, è vero, la sua paternità, educando i suoi figli perché crescano alla sua perfetta statura, cioè alla perfetta statura di Cristo. Gloria a Dio. Quindi vediamo la correzione. La correzione viene impartita attraverso il rimprovero e la riprensione. Queste cose producono convinzione di peccato nel cuore dell'uomo. Quest'opera, che è dello Spirito Santo, ha il fine di farci capire prima di tutto quanto il nostro peccato commesso ha ferito e offeso il cuore di Dio, e poi quanto danno ha causato a noi stessi e al nostro prossimo. Davide, compreso il male prodotto, vediamo che supplica a Dio, dicendogli: non correggermi nella tua ira. Gloria a Dio. Vediamo adesso il castigo. Io credo invece che il castigo, a differenza della correzione, abbia invece a che fare con la punizione. La punizione ha la funzione educativa di aiutarci a ricordare, a non ripetere lo stesso errore.
La punizione, che può anche ripercuotersi nel corpo con sofferenze, produce in noi quella umiliazione che ci porta a sottometterci sotto la mano potente di Dio. Ed ecco perché Davide dice ancora a Dio: non castigarmi nel tuo sdegno. Gloria a Dio. Davide infine conclude il Salmo rivolgendosi ancora una volta ai suoi nemici perché si allontanino da lui. Gloria a Dio. Egli è certo che i suoi nemici saranno svergognati, perché il Signore ha udito la sua preghiera e visto le sue lacrime, che ogni notte hanno allagato il suo letto. Amen. Gloria a Dio.